palla per Roberto Baggio, per Vieri, solo in area, gol! Italia in vantaggio, Italia in vantaggio, al decimo minuto di gioco, classificazione di rimessa, tocco perfetto di Baggio, potente, Vieri battuto, Nelson Tapia, Italia 1-0. Intanto vediamo il pallonetto in gol da parte di Christian Vieri per il raddoppio della formazione azzurra. Pallonetto di Christian Vieri, mezz'ora di gioco, Italia 2, Camerun 0. Rimessa già effettuata dalla formazione italiana, 43 minuti di gioco, c'è lo scatto di Vieri, sale anche Alessandro De Piero, al limite, palla per Alex, cerca di girarsi, controllato, poi Vieri supera, un'incerta difesa e il portiere Zungo per il 3-0 della formazione italiana, esattamente al 44esimo, Italia 3, Camerun 0. Doppietta di Christian Vieri. Effettua il cross del Piero, palla in area, gol! Il gol di Christian Vieri, il gol di Christian Vieri esattamente al terzo minuto di gioco, è svettato su tutti i difensori austriaci Christian Vieri sul preciso cross da parte di Alessandro De Piero, da calcio piazzato, l'Italia in vantaggio, terzo minuto di gioco, Italia 1, Austria 0. Il lancio per Vieri, contropiede azzurro, limite dell'area, entra Vieri, la palla in gol! La rete azzurra, diagonale da su terra, di precisione da parte di Christian Vieri, l'Italia in vantaggio, contropiede vincente, 18 minuti di gioco, Italia 1, Norvegia 0. Ancora Totti, lanciato in area di rigore romanista, colpo di tacco indietro, Vieri, gol, splendido, splendido, bellissimo gol di Christian Vieri, splendida azione azzurra, grandissimo Francesco Totti, straordinario tiro di Christian Vieri, dopo 7 minuti di gioco, l'Italia in vantaggio sull'Ecuador, 1-0. Contropiede, c'è questa possibilità, c'è Vieri, area di rigore, il tiro, la palla che è sulla linea, ribadita in rete, 2-0, Christian Vieri, doppietta di Christian Vieri, al 27esimo Italia 2, Ecuador 0. Tanto in area Vieri, spalla la porta, fuori per Totti di prima, in area troppo lungo il passaggio, in mezzo per Zambrotta, ma pallone che viene raccolto e crossato, ancora Vieri di testa, il gol, questa volta è regolare, il gol è regolare, Vieri, Christian Vieri, siamo al decimo minuto di gioco, l'Italia in vantaggio. Colpo di testa vincente di Christian, parabola imprendibile, imprendibile per Stipe Pletikosa, esplode lo stadio Ibaraki, l'Italia in vantaggio, 1-0. Tutto è pronto, sentite il boato del pubblico, Totti effettua la giocata e il gol del vantaggio italiano, colpo di testa da parte di Christian Vieri, il gol azzurro direttamente sullo sviluppo del calcio d'angolo, battuto da Totti e spuntata la testa di Christian Vieri in mezzo alla difesa coreana, sotto misura, a pochi metri dalla linea di porta, Vieri ha messo in rete, quarto gol azzurro, quarta firma apposta a questo ennesimo sigillo da Christian Vieri, gol importantissimo, 18esimo minuto di gioco, Italia 1, Corea 0.